Jacopo Massari, una partita, quella di andata qui a Molfetta quest'oggi, lunga, faticosa ed altalenante. Ha vinto Molfetta, nel ritorno giochi tutti ancora in ballo. Sì, sicuramente la formula di questo playoff ci permette di sfruttare il ritorno. C'è un po' di rammarico perché siamo stati un po' sbaglioni, un po' spreconi nei primi 2-3 set, soprattutto nella fase di cambio palla. Cercheremo in casa di fare meglio, soprattutto partendo dalla battuta e dalla ricezione. Ha regnato l'equilibrio oggi fra le due squadre in campo? Sì, come hai detto tu, è stata una partita molto altalenante, quindi ci sono stati set dove una squadra ha prevalso, magari perché sbagliava un po' meno, mentre negli altri le squadre, come sempre, chi sbaglia meno nella pallavolo vince. Quindi Città di Castello in più aveva la fatica sulle spalle dei playoff scudetto? Bah, sì, penso che diciamo, ci alleniamo tutto l'anno, quindi una partita in più non è che cambia. Quando perdi il tie break sono poche palle che fanno la differenza, la stanchezza penso che sia poca, nel senso magari dal punto di vista psicologico, ma è una competizione molto bella lottare per il quinto posto, quindi penso che le motivazioni ci siano. Ora ci si gioca l'Europa. Sì, sì, assolutamente, è una cosa ambiziosa, penso che tutti i giocatori abbiano voglia di giocare questo tipo di competizioni, quindi adesso ci giochiamo tutto in casa. Una stagione importante per te personalmente, hai dimostrato di poterci essere in A1 e di poter dire la tua. Bah, dai, diciamo che pian piano mi sono ritagliato un piccolo spazio, adesso è ancora lunga, speriamo di continuare. Città di Castello ha iniziato con qualche difficoltà quest'anno, poi? Sì, sicuramente abbiamo fatto un po' fatica il girone di andata, un po' perché siamo una squadra giovane, con qualche inserimento, quindi era normale che bisognasse trovare un po' l'equilibrio. Poi penso che sia venuto fuori lo spirito di questo gruppo e anche del coach, che è quello di lottare su ogni set, quindi questo penso che sia stato determinante per la uscita di questo campionato. Bella anche la presenza di alcuni sostenitori giunti qui per voi. Sì, sì, palazzetto, i sostenitori, il pubblico ci segue sempre, ci ha sempre seguito, anche una trasferta così lunga. In casa l'ultima partita hanno fatto una coreografia pazzesca, quindi sono da ringraziare.